Ritorno al Giro della Toscana sulle strade di Firenze, la 26esima edizione della corsa di Brunello Fanini dedicata all'indimenticabile Michela, torna nuovamente nel capoluogo gigliato per una prova a cronometro individuale di 2 km e 700 metri, breve ma intensa, per assegnare le prime maglie di una corsa tornata alla ribalta del ciclismo femminile internazionale. Con 4 giorni di corsa, una vera e propria premondiale destinata ovviamente a proiettare le protagoniste che corrono in Toscana sulle strade australiane del prossimo campionato del mondo. 30 squadre, 30 paesi rappresentati differenti, 18 formazioni straniere in un festival davvero multicolore di lingue, di bandiere, ma anche e soprattutto di grandi campionesse pronti a sfidarsi su 4 giorni di corsa. Tutto esaurito, si potrebbe dire, in fatto di partecipazione nella prova delle Cascine di Firenze, 2 km 700 metri che proiettano subito sul gradino più alto del podio la polacca della Atom Developer, Agnieszka Skalniak, capace davvero di coprire i 2 km e 700 metri di gara in 3 minuti e 23 secondi, davvero una prova da vera e propria primatista delle prove contro il tempo per la forte atleta polacca che l'abbiamo visto poc'anzi, è andata a vestire la maglia gialla 3M in ricordo di Michele in qualità di vincitrice di tappa, e la ritroveremo ovviamente in maglia rosa Kenda Farben, di leader della classifica generale. La miglior atleta italiana è la bolzanina Alessia Vigilia, la ritrovata atleta altoatesina della Top Girl Fassa Bortolo, mentre un'altra atleta polacca fa parlare di sé. Si tratta della bravissima Dominika Lodarkic, sempre di casa Atom Developer, capace di andare a vestire la maglia SMP, leader delle giovani. Alla tedesca Franziska Brause la maglia azzurra Sara Sport per quanto riguarda i traguardi volanti, mentre in maglia verde record ci va un'atleta ucraina, Valeria Kononenko. Nel segno della pace, dunque, la corsa di Patron Fanini, che vede anche un'italiana in grande evidenza, la bergamasca Martina Fidanza, seconda nella generale contro il tempo alle spalle della vincitrice Skalniak, a soli 4 secondi di ritardo, 4,72 per la precisione, con Cosimo Guccione a rappresentare in qualità di assessore alle politiche sportive intera città di Firenze, Saverio Metti, numero uno del ciclismo toscano, con il vicepresidente vicario Mauro Renzoni, l'Ucraina Parmoniuk e poi Sara Casasola, la friulana che si veste di nero in qualità di Miss Eleganza, alla classifica dell'eleganza della tappa. Quindi Agnieszka Skalniak diventa, la vedete al centro in maglia rosa, la prima padrona del giro al termine della crono d'avvio al Parco delle Cascine di Firenze. Una prova a cronometro molto bella, disegnata ottimamente dagli organizzatori, capeggiati da Brunello Fanini, un gruppo affiatato, soprattutto molto molto ben collaudato, capace di regalare agli appassionati dello sport a pedali uno spettacolo davvero molto bello in un pomeriggio molto intenso che ha visto sfidarsi a colpi di pedalate, ovviamente contro il tempo, le migliori protagoniste mondiali del ciclismo femminile. Protagoniste che troviamo al brindisi finale di tappa nel centro di Firenze, dopo ovviamente aver festeggiato la vittoria di Agnieszka Skalniak. Un giro della Toscana che per tanti anni si è concluso nel cuore di Firenze, in Piazza della Repubblica, e che ora ha ritrovato nuovamente Firenze al Parco delle Cascine. Campi Bisenzio invece è una grande tradizione, tappa numero 2, Campi Bisenzio che per tanti anni ha fatto rima con cronometro individuale, quest'anno torna invece con una vera e propria prova in linea, 112 km distribuiti equamente su un circuito di 12 km abbondanti da ripetere per 9 volte. Condizioni meteo un po' più critiche rispetto alla giornata d'apertura di Firenze, che comunque non hanno impedito alle atlete di dare grande spettacolo con le velociste favorite e lo spunto imperioso di Martina Fidanza, che non lascia scampo alle avversarie. L'atleta aerobica trionfa a braccia alzate in Piazza Dante a Campi Bisenzio,
Bisenzio e non solo, perché la vittoria porta in dote all'atleta della Ceratizit WNT anche la maglia rosa e il primato in classifica generale. Fidanza che precede sul traguardo Katarzyna Wilkos, la polacca, un'altra polacca Skalniak, la leader in maglia rosa in terza posizione, poi Giorgia Bariani, Cristina Tonetti, Emanuela Zanetti, la tedesca Lechner, la sprinter romagnola Sofia Collinelli, nona, e decima Elisa De Valier. Quindi una top 10 davvero di grande qualità, e la vedete in maglia gialla 3M, ogni giorno destinata ad esaltare la vincitrice di tappa nel prioritario ricordo di Michela. Un bel primo piano per l'atleta figlia d'arte papà Giovanni, vincitore di una tappa al Giro d'Italia e una tappa al Tour de France tra i professionisti. Proietta ora sia Arianna, sorella maggiore primogenita, sia Martina, seconda arrivata in casa Fidanza, nel mondo del grande ciclismo femminile d'élite. Un brindisi ovviamente anche nel centro di Campi Bisenzio, la carovana viaggiante del Giro della Toscana, che ovviamente regala grandi emozioni e una festa a tutti coloro che decidono di passare in compagnia di Brunello Fanini e di tutti i suoi grandi amici un pomeriggio di allegria sulle due ruote. Una bellissima tappa, una tappa chiaramente che ha favorito le ruote veloci presenti a questo Giro della Toscana, e ovviamente Martina Fidanza non si è fatta scappare l'occasione di primeggiare sul traguardo di Campi Bisenzio, la tappa probabilmente delle quattro disegnate dalla direzione di organizzazione del Giro della Toscana più favorevole alle sprinter. La Polizia Municipale di Campi Bisenzio, tanto preziosa ovviamente per Brunello Fanini e per i suoi collaboratori. La penultima tappa, la terza giornata di gara, con il sole che torna a baciare le atlete e la carovana, ci propone ovviamente il ricordo più sentito di Michela Fanini, la partenza e l'arrivo in piazza Michela Fanini a Segro Migno in Piano, le strade che hanno visto crescere Michela, che l'hanno vista crescere come persona e soprattutto come atleta, tornano nuovamente a colorarsi con il Giro della Toscana. 116 chilometri con 5 giri complessivi in programma, i primi 4 giri completamente pianeggianti a toccare Segro Migno, Porcari e poi fare rientro in zona traguardo, e l'ultimo giro, lo vedete immediatamente dalle immagini, decisamente più impegnativo perché propone l'erta del Valgiano, una salita ampiamente conosciuta dalle atlete del Giro della Toscana, di consueto collocata sul tappone della domenica, ma per il secondo anno consecutivo inserita invece nel menu agonistico della prova del sabato. Una salita impegnativa che chiaramente chiama alla ribalta le atlete che vogliono curare la classifica generale e le atlete che vanno a dar la caccia a una tappa importante per la propria seconda parte di stagione. Lo scollinamento intanto dal Valgiano, e andiamo con le immagini nel cuore della corsa con Agnieszka Skalniak, la vedete in ciclamino in qualità di leader della classifica punti. Nella tappa precedente ha perso le insegne del primato conquistate al velodromo delle Cascine di Firenze a favore di Martina Fidanza. Skalniak dunque in ciclamino, in bianco Lodarčić, con nazionale e compagna di squadra della portacolori della Atom Developer, poi Valeria Kononenko, la sorprendente atleta ucraina che si era già vestita di verde alle Cascine ma risponde sempre presente laddove la strada comincia a salire, e poi ultima atleta ad essere rientrata, e l'abbiamo vista proprio qualche istante fa, la campionessa nazionale di Lituania Rasa Leleivytė. Quindi grandi protagoniste con uno spessore atletico davvero importante, sanno fare la differenza sull'erta del Valgiano in maniera particolare nelle ultime centinaia di metri, e poi giù in discesa a rotta di collo in una prima parte più tecnica con curve e controcurve, una seconda parte la vedete con Rasa Leleivytė in posizione aerodinamica che prova a cercare la massima velocità nel risparmio dell'energia, decisamente più filante e più veloce, con delle curve chiaramente che possono essere disegnate e pennellate in maniera decisamente più agevole. Discesa che chiaramente va a riplanare su Segro Migno in piano per proporci il finale di tappa. Una Leleivytė molto decisa a dare la caccia al successo di tappa, lei che ha già conquistato frazioni nel Giro della Toscana, lei che oltre ad aver vinto il campionato lituano si è messa ben in evidenza in altre prove internazionali di grande rilievo e di grande livello. Prova a fare la differenza, non c'è riuscita in salita, prova a farlo in discesa alla Leleivytė, dietro
Vedete Skalniak che guida il trenino delle immediate inseguitrici, chiuso con un bel primo piano sulla maglia verde di Valeria Kononenko, e al centro, Dominika Lodarčič, un'altra sorpresa importante di questo Giro della Toscana, che parla fino a questo momento decisamente polacco oltre che italiano, con il successo della giovane Martina Fidanza nella prova di ieri. Ma noi intanto seguiamo il finale verso Segromigno in piano, con la Leleivite che è stata riacciuffata dalle immediate inseguitrici. Si ricompone il quartetto, rifiata la Leleivite nell'attesa del finale, degli ultimi chilometri di gara, in una situazione ancora piuttosto fluida, perché alle spalle di queste quattro potrebbero rientrare altre atlete. Vengono segnalate alcune immediate contrattaccanti molto vicine, a una manciata di secondi da queste atlete. Non hanno retto il ritmo delle atlete che vedete inquadrate sulla salita del Valgiano, ma ovviamente in discesa alcune hanno conservato le energie giuste per poter provare a rientrare. In effetti ci sono delle atlete molto brave in salita, ma ce ne sono almeno altrettante molto capaci di guidare la bicicletta in discesa e di disegnare delle traiettorie che permettono di riguadagnare molto terreno. Vedete infatti Carolina Kumiega, un'altra polacca, ma in questo caso di casa italiana, perché difende i colori della formazione lombarda della Valcar Travel and Service, la maglia blu fucsia, il caratteristico blu fucsia che da sempre fa rima con la formazione di patron Valentino Villa. Rientra intanto Carolina Kumiega, riaggancio effettuato per la polacca. A questo punto, in questo quintetto, abbiamo una lituana, tre polacche e un'atleta ucraina, e la vedete lì davanti, Valeria Kononenko, che invita la Skalniak al cambio in questo tratto di pianura, dove si torna a spingere il rapporto lungo, dove chiaramente non bisogna troppo adagiarsi, perché alle spalle potrebbero rientrare altre atlete. Le abbiamo viste sul fondo, abbiamo scorto le sagome delle atlete che seguono da vicino le battistrada che troviamo inquadrate in questo tratto pianeggiante al termine della discesa del Valgiano. E attenzione, perché in casacca Massi Taktik, la maglia azzurra che vedete inquadrata, c'è un'altra polacca, e si tratta in questo caso di Maria Aurela Nerlo. E quindi ancora Polonia in evidenza, perché l'atleta che era rientrata in precedenza era Carolina Kumiega, ora è Maria Aurela Nerlo. Davanti si rialzano un pochino le atlete, è normale, perché chiaramente quando si avvicina il traguardo conclusivo iniziano le manovre per lo sprint. Che si tratti di gruppo compatto, che si tratti di gruppetto selezionato, logicamente l'obiettivo è quello di posizionarsi al meglio per andare a disputare lo sprint sul traguardo di Segromigno in piano. Fa l'andatura nel finale Valeria Kononenko, in prima ruota troviamo quindi in seconda posizione Agnieszka Skalniak, poi Rasa Leleivite, poi Dominika Lodarčič nell'ordine. Andiamo così anche a cogliere l'opportunità di riepilogare le atlete che stanno conducendo il finale di tappa verso Segromigno, e siamo con le telecamere fisse sul traguardo. Viene lanciato lo sprint a centrostrada verso piazza Michela Fanini, e sembra lì davanti prevalere, ce la fa Carolina Kumiega, l'atleta polacca della Valcar Travel and Service, ce la fa di misura, perché vince una volata in maniera netta sulle compagne di fuga. Sono state capaci queste atlete di mantenere un margine di vantaggio sufficiente per andare a gestirsi il finale di tappa. Una Kumiega che quindi regala ancora alla Polonia una tappa al Giro della Toscana dopo il prologo firmato da Agnieszka Skalniak. Bravissima la Kumiega, perché nel finale è riuscita a rientrare quando le speranze davvero di riportarsi sulle fuggitive erano molto molto ridotte, ed ora è qui sul palco di Segromigno a festeggiare il successo. La vittoria in maglia gialla dedicata a Michela, e il memorial intitolato ad Andrea Bianchini, un amico del ciclismo, un amico di Brunello Fanini del Giro della Toscana, scomparso troppo presto e che viene ricordato da tutta la carovana, con l'assessore alle politiche sportive della città di Capannori, Lucia Micheli, fasciata di tricolore come
impongono le grandi occasioni, come impongono i grandi eventi sul territorio. E qui c'è una polacca che firma il successo e mette il suo nome nell'albo d'oro sul traguardo di Segromigno. Si chiama, lo dicevamo poc'anzi, Carolina Cumiega. A lei il memorial Andrea Bianchini con Lucia Micheli, con Brunello Fanini e Angelo Giannini, braccio destro del direttore generale del Giro della Toscana. Attenzione, perché la vigilia a questo punto è stata molto guardinga oggi a curare un po' la classifica nella classifica. È sempre lei la migliore atleta italiana, la bolzanina reduce dagli europei di Monaco, di Baviera, di casa Top Girl, Fassa Bortolo. Dominika Lodarčič continua la sua marcia trionfale tra le giovani, si conferma leader sua la maglia bianca Selle SMP per quanto riguarda la classifica di miglior giovane, ad una tappa dalla conclusione, e la giovanissima e tenace atleta di casa Atom Developer. Bravissima anche Valentina Scandolara, ha sprintato nella prima parte di tappa ripetutamente sui traguardi volanti, andando così a vestire la maglia azzurra Sara Sport di leader degli sprint intermedi. Maglia Sara Sport abbinata al ricordo di un altro grande amico del Giro della Toscana, Sergio Catalani, che viene ricordato sul traguardo e sul podio di oggi. La Kononenko rimane maglia verde, leader delle scalatrici, The Queen of Mountain si direbbe in anglosassone, mentre attenzione, perché la Skalniak si veste di Ciclamino Makota, classifica punti, ma soprattutto torna a vestire la maglia rosa Kenda Farben, quindi leader alle Cascine di Firenze, abbandonato e acceduto alla fidanza, il simbolo del primato per un giorno, e oggi al termine dell'impegnativo finale nella tappa di Segromigno torna nuovamente a vestire la maglia rosa. A questo punto la Skalniak, visto anche il menù agonistico della tappa di domenica verso Montecatini, potrebbe essere davvero seria candidata al successo finale. La maglia generosità di un'atleta basca della Enei Cat RBH Global di Eneritz Iturriaga, si tratta di Zorzia Isasi, l'imponente atleta iberica. Questa è la maglia Catelli Fantasia, queste sono maglie non ufficiali che vanno ad arricchire ulteriormente un palmarès, un festival di maglie già di per sé particolarmente ricco sul podio di ogni tappa al termine della frazione pedalata. Mentre per quanto riguarda il premio Eleganza, va in Danimarca ad un'atleta della ABC Dame, Maya Eisel, premiata da Pietro Fanini e ovviamente dall'assessore Micheli. Il festival delle maglie sul traguardo di Segromigno ha una tappa dalla conclusione, tappa che a questo punto potrebbe davvero rivelarsi decisiva, al baricentro di tutto il giro, da Lucca a Capannori, mentre il Giro della Toscana con il Festival delle Maglie, con Fabio Micheli, consigliere di Federciclismo Toscana, e il folto pubblico che ovviamente abbraccia nel ricordo di Michela tutta questa giornata di Segromigno in piano. La tappa ovviamente si chiude nel segno di Agnieszka Skalniak, che si proietta verso la quarta e ultima frazione da Lucca a Montecatini con le insegne del primato addosso. Lucca Montecatini con 6 Gran Premi della Montagna, una tappa divisa in due parti, prima parte con il triplice passaggio al Segromigno in monte, seconda categoria, la salita delle Selvette, un tratto in linea nel cuore della tappa che porta verso il Pistoiese, e poi il triplice passaggio sulla salita del Vico, Gran Premio della Montagna di prima categoria, salita che ruota attorno all'abitato di Montecatini Terme. Per il secondo anno consecutivo il gran finale della corsa di Brunello Fanini abbraccia la città termale, Viale Verdi, un po' tradizionale approdo delle manifestazioni sportive sui pedali, vede al comando nel finale 4 atlete. La maglia rosa della Skalniak, che è dunque chiaramente la gamba c'è, la condizione c'è, ma soprattutto la grinta per andare a vincere il giro davvero sembra esserci tutta. Altrettanto pronta Dominika Lodarčič, un giro da 10 lode per lei fino a questo momento, bravissima, perché oltre ad essere giovane, oltre a vestire la maglia bianca, sta correndo davvero con padronanza e soprattutto con una freschezza atletica importante. La maglia di campionessa nazionale dell'Ucraina invece per Ola Shekel, un po' la veterana della nazionale dell'Ucraina, e qui in fondo in maglia Canyon SRAM Generation una vera e propria novità della corsa, un'atleta paraguayana, Agua Marina Salinas Espinola, a tutti gli effetti giusto dire che conosciamo poco questa ragazza, che però ci aveva già fatto un po'
drizzare le antenne, come si dice, perché si era ottimamente comportata sul traguardo delle cascine, giungendo a ridosso davvero delle prime, settima per la precisione nella cronometro delle cascine, e oggi la ritroviamo ancora qui davanti. E quindi è un atleta molto giovane, un atleta 24enne per la precisione, che sta crescendo nel circus del ciclismo mondiale, e queste quattro atlete sono già impegnate nel circuito finale che ruota attorno non solo al traguardo di Montecatini, che stanno attraversando proprio nel centro in questo momento le atlete inquadrate, ma soprattutto sulla salita del Vico, una salita, dicevamo, impegnativa, una salita che proprio sta a ridosso della conclusione e che potrebbe davvero decidere le sorti della giornata sui pedali, della giornata di corsa, ma contemporaneamente anche di tutto il giro. Viale Verdi ormai ha un passo per queste quattro atlete, fa l'andatura alla maglia rosa, che si incarica in prima persona di tenere alta la velocità. Si lavora anche, ovviamente, in questo caso, data la superiorità numerica della Atom, per la compagna di squadra Lodarčič, che è all'asciutto per quanto riguarda le vittorie, ma guida la classifica delle giovani. Intanto la virata a destra che ci permette di entrare sul lungo rettilineo conclusivo di Viale Verdi, verso sostanzialmente le terme di Montecatini, uno dei simboli più importanti di questa ridente prestigiosa cittadina collocata nel cuore della Toscana, nel cuore del Pistoiese. Ma è il momento di andare a vedere cosa succede nel finale, perché è un finale a 4, è un finale che chiaramente a questo punto ci potrebbe far presagire una volata ristretta fra queste quattro atlete. Dietro non rientra più nessuno, non rientrano le immediate inseguitrici. La salita del Vico ha messo le ali a queste quattro atlete, parte lo sprint sul larghissimo rettilineo conclusivo. Tanto ha lavorato la Skalniak, vediamo se la sua compagna di squadra sembra davvero primeggiare, le braccia alzate per Dominika Lodarčič, che ancora una volta regala alla Polonia e all'Atom De Velo per un bellissimo successo di tappa, che contemporaneamente sorride anche alla Skalniak, che è la vincitrice del 26esimo giro della Toscana internazionale femminile. Davvero un giro che più che mai rispetto alle precedenti edizioni ha parlato polacco. La cronometro delle cascine per la Skalniak, il successo della Kumiega a Segromigno, e oggi ancora una polacca, la Lodarčič, e la classifica finale, ciliegina sulla torta per Agnieszka Skalniak. Eccola qui, la Lodarčič, maglia gialla 3M, con Luca Baroncini, sindaco, primo cittadino di Montecatini Terme, con Umberto Innocenti, e la migliore italiana è questa sorridente bolzanina, che davvero si è ritrovata in questo 2022, Alessia Vigilia, che in carriera ha già conquistato un argento ai mondiali a cronometro di Bergen tra le donne junior nel 2017, sembrava stentare nei primi anni nella massima categoria, ma il 2022 sembra davvero aver ridato smalto a questa bravissima atleta. Con lei Daniele Martinelli, titolare dell'Accento Arredamenti per ufficio, il sindaco Baroncini, Umberto Innocenti, a laureare migliore italiana della corsa, questa simpatica atleta che viene dalla città di Bolzano. Eccola Lodarčič, torna sul palco di bianco vestita, potremmo dire, Sell SMP, che patrocina la classifica delle giovani, la miglior giovane in prospettiva futura. È proprio questa bravissima atleta polacca, questa atleta che fin dal primo giorno non ha mai mancato di correre nelle prime posizioni, quindi è un premio ovviamente a lei, miglior giovane, ma è anche un premio alla continuità. Valentina Scandolara, che in fatto di esperienza rispetto alla Lodarčič sicuramente ne sa di più, vince la classifica dei traguardi volanti, degli sprint, premiata da Mauro Renzoni, vicepresidente vicario della Federciclismo della Toscana, con Patron Fanini, con il sindaco Baroncini, e anche, insomma, potremmo dire una ritrovata Valentina Scandolara di casa Arom Italia, Basso Vaiano. Complimenti davvero anche all'atleta di Tregnago, provincia di Verona, e questo scricciolo di donna, di atleta della Isolmat Premac Vittoria, si chiama Gaia Realini, 6 Gran Premi della Montagna
dell'ultima frazione, la quarta giornata di corsa, hanno cambiato la padrona della maglia verde, perché imponendosi a ripetizione sulle selvette, imponendosi altrettanto nel primo passaggio del Vico, Gaia Realini, la forte, fortissima scalatrice in procinto di approdare nel 2023 nel World Tour, diventa The Queen of Mountain, diventa la regina delle scalatrici di questo Giro della Toscana, dobbiamo dire al pari del 2021. Ancora una volta la miglior atleta in salita è proprio lei, bravissima Gaia Realini, capace proprio di cambiare le sorti nel finale del Giro. E per Agnieszka Skalniak, prima della rosa, c'è la Ciclamino Makota, perché mai nessuna come lei, più continua in fatto di risultati, dalle cascine di Firenze fino a Monte Catini Terme, la merita tutta in fatto di continuità questa bravissima atleta polacca, che a questo punto, grazie al Giro della Toscana Memorial Michela Fanini, certamente spiccherà il volo nel mondo del grandissimo e ristrettissimo ciclismo femminile mondiale. In maglia rosa Kenda Farben vince la classifica generale, scrive il proprio nome nell'albo d'oro, la Skalniak ceduto soltanto per un giorno la maglia, Martina Fidanza nella tappa di Campi Bisenzio cedendo allo sprint della forte atleta lombarda, ma poi nella tappa di ieri di Segrovigno si è andata subito a riprendere il simbolo del primato, fasciato di tricolore, ecco un bel primo piano con Patron Fanini, la vincitrice anche il primo cittadino di Montecatini, Baroncini, che ben felice con l'amministrazione comunale di andare ad accogliere la carovana di Patron Brunello, e poi ovviamente un finale di giornata degno delle migliori corse a tappe che si rispettino, con tutte le maglie di classifica. Ovviamente la festa della Atom Developer, formazione polacca che ha vinto la classifica a squadre, premiata anche dalla fondazione Mike, da sempre vicina soprattutto in queste ultime edizioni alla Michela Fanini e ovviamente all'organizzazione del Giro della Toscana, mentre il numero uno della Federciclismo Pistoiese, Alessandro Beccherucci, fa vestire la maglia generosità ad un'atleta tedesca del team Stuttgart, Anna Fandel, maglia Catelli per questa brava atleta teutonica, che riceve anche il trofeo assegnato al premio generosità, mentre la maglia eleganza, la maglia nera Mander, va sulle spalle di un'atleta pescarese, l'abruzzese di Spoltore, Carmela Cipriani, tornata di recente a gareggiare con la formazione lombarda di Gianluca Bortolami, la GB Pull Cantù, bravissima quindi anche la Cipriani, ovviamente una spinta, un'iniezione di fiducia per l'atleta di Spoltore, questa maglia nera eleganza. Premio speciale per la maglia bianca, che ricorda un altro amico importante del Giro della Toscana, Giacomo Montrasio, a cui ormai da qualche anno è abbinato il trofeo, la targa per meglio dire, destinata alla miglior giovane della corsa, e ovviamente è sempre lei, Dominika Lodarčič, prima sul traguardo di Montecatini, maglia bianca SMP e vincitrice del Memorial Montrasio. Ci sono tutte a questo punto le maglie del Giro della Toscana per un brindisi finale, e chiaramente un bilancio ampiamente positivo per la corsa, che ha abbracciato le province di Firenze, di Pistoia, di Prato, di Lucca, per davvero regalare tantissime emozioni a chi vive di ciclismo. E allora andiamo a sentire la voce della vincitrice Agnieszka Skalniak e poi Patron Brunello Fanini. Contentissima, dice la polacca che ha vinto il Giro, per me, perché ho vinto il Giro oltre ad aver vinto la cronometro, per la mia compagna Lodarčič che è riuscita a vincere oggi oltre ad aver vinto la maglia bianca, insomma un successo davvero a tutto tondo per noi qui in terra di Toscana, e torniamo in Polonia ampiamente soddisfatte. Grande fatica per queste quattro tappe, ma la soddisfazione come sempre è immensa. Oggi Montecatini ha abbracciato il Giro dedicato a Michela, una folla, un pubblico appassionato che ha seguito un finale davvero entusiasmante, ma tutte e quattro queste tappe, dalle cascine di Firenze ad oggi, ci hanno raccontato della tua grande passione per questo sport, della grande volontà di ricordare Michela, ma anche le ragazze hanno dato il massimo.
Sì, sono molto soddisfatto di essere arrivato al 26esimo Giro di Michela, quando per tanti motivi. Il motivo principale è quello che si ricorda lei, ma poi perché forse si porta un'allegria, una festa in tutta la nostra, le nostre tappe, e ci mettiamo tutta la nostra volontà e quindi le cose vengono bene per forza. È venuto un grande giro, quindi il prossimo anno cercherò di fare 5, 6, tutta la settimana come una volta. Quindi vi aspetto tutti il prossimo anno. Ciao! È un film! È il Brindisi!